inverno, come in questo periodo, spesso e volentieri ci troviamo ad andare a pescare nei laghetti alle trote. E per me vuol dire costretti, perché non, perché non mi piace, ci andrò 2 volte l'anno, però in inverno a volte non possiamo fare altrimenti. E soprattutto in questi ultimi anni molti laghi sono diventati a pesca no kill, soprattutto con l'avvento della tecnica di trottare, eccetera. E in questi laghi spesso e volentieri, e io dico giustamente, è vietato l'uso della gomma siliconica, perché è abbastanza devastante, soprattutto si danneggiano, cioè il rischio di danneggiare le trote è enorme. Però in effetti è anche la più efficace, soprattutto in alcune situazioni in cui proprio le hard bait non le considerano minimamente. Per questo mi è venuto in mente di utilizzare una tecnica che io ho chiamato fly drop shot, in cui si pesca drop shot, che è una delle tecniche più devastanti e micidiali proprio pescando il laghetto. Ma invece di utilizzare un'esca siliconica, utilizzerò un'esca artificiale, una specie di mosca che ho costruito io. Non, come vedete, sarà niente di particolare, perché a me non ho mezzi per costruire, però si è dimostrata molto efficace. Io faccio vedere poi adesso come costruisco queste mosche e poi vediamo l'azione di pesca. Vediamo un po' come costruire queste mosche. Questi sono un po' di esempi di cose che ho già fatto. Sarà facilissimo. Per prima cosa ho fatto, o meglio, perché mi è venuto in mente fare così? Passavo da un negozio dei cinesi e ho visto che vendevano queste belle palline già pronte. Allora le ho comprate e le uso in questo modo per costruire queste chiamiamole mosche. Perché sinceramente chiamarle mosche, vedendo anche le mosche fatte da chi veramente le sa fare, perché vabbè, sono un po' ridicole, però sono efficaci. Come faccio? Banalmente, per prima cosa prendo un amo, questo un amo proprio da trottare, pinzo queste palline. Poi semplicemente prendo un po' di colla cianoacrilica acrilica, imbratto un pochino il gambo, poi ci porto la pallina e lascio che la colla cianoacrilica faccio il suo effetto. Poi mi ci faccio un po' di coda. Per fare coda si può usare qualsiasi cosa. Io vedo, ho preso un po' di filo di materiale. Ora, questo mi vergogno a dirlo, ma questo praticamente mi si è rotto il cuscino di una sedia, e ho preso pezzette di materiale, o se no ho preso delle penne colorate, si usano per costruire mosche, ma ho preso proprio la prima cosa perché ce l'avevo, se no qua ripeto qualsiasi cosa, anche un pezzetto di lana. Io prendo un pezzettino di queste fibre, ora qui c'è un filo rosa, ma qualsiasi colore, per colorare un po' di più. In genere uso, per questo ho usato il filo bianco, ma tanto l'efficacia non cambia. Notate la precisione con cui faccio questi nodi. Se mi vede un moschista li piglia male davvero, giustamente. Forbici, dove sono? Forbici, quando ci sono?
Poi nodo di chiusura. La coda secondo me è anche troppo lunga perché si rischia che mangino corto, cioè mangino sulla coda e io in genere l'accorcio. Qui mi è rimasto un filo un po' a mezzo, muoviamolo. E poi una goccia sempre di colla a chiudere la legatura. Basta, già fatto. Allora, questo io l'ho fatto ieri sera in un quarto d'ora. Basta. Ho fatto una mosca, un artificiale di questo tipo perché, per esempio, pescando drop shot in laghetto dove è possibile utilizzare la gomma, questa è un'esca di quelle più efficaci. E in parte queste le imito con una pallina e un pezzetto di coda. Ovviamente, a differenza della gomma, quando la trota mangia, lo tiene in bocca un attimo, poi sputa. Quindi dobbiamo essere veloci a ferrare. Invece la gomma lo tenga in bocca, ingoiano, ed è per quella la pericolosità, perché ingoiano. Invece con le mosche, tengono in bocca un attimo e poi sputano. E ora, vistomi fare la mosca, sbizzarritemi un po' con colori, codine, eccetera. Guardiamo come si comporta in pesca. Guardiamo velocemente il montaggio della mia tecnica chiamata Drop Shot Fly. In fondo mi ho messo un moschetto lungirella con il peso autostruito, tra l'altro lascio il link al video dove faccio vedere come costruire questi piombi a drop shot, in questo modo per evitare torsioni e il moschettone per cambiare velocemente il peso in fondo. Poi, a differenza del drop shot classico, io in fondo, al posto di collegare il lamo direttamente sul filo, ho montato una girella doppia che anche quello mi aiuta a gestire le torsioni e fa in modo che il filo poi del bracciolo mi rimanga proprio perpendicolare per evitare ingrovigli. Sul bracciolo di una decina di centimetri la mosca, la mia mosca. Perché questo? Perché mi sono accorto che montando l'amo direttamente sul filo come drop shot classico, il pesce sente subito il peso della montatura e 9 su 10 lo sputa prima di riuscire a afferrare, mentre il bracciolo leggermente staccato ci dà quel minimo di tempo per poterlo ferrare. Poi, utilizzando ami da trottaria, se montiamo su ami da trottaria, diciamo che basta mettere in tensione e poi la ferrata è automatica.